gli scenari politici possibili a livello nazionale e a livello locale. E questo il tema d'apertura della nostra conversazione con Edoardo Giordano, consigliere regionale di Italia dei Valori. Molti commentatori hanno osservato, si è trattato di un voto contro il governo Monti e contro le forze politiche che sostengono questo governo. È così? Sicuramente il risultato delle urne di queste ultime amministrative ha reso conto del malcontento delle persone a un governo che è tecnico. Io ritengo che in questo momento noi abbiamo un governo che io dico è un'oligarchia aristocratica, la definisco, e che chiaramente si è preso l'impegno di fare numerose scelte impopolari. Queste scelte impopolari, associate poi anche a un'assenza della politica nel vero senso della parola, ha portato quindi a un voto di protesta, e quindi ecco anche la grossa affermazione, specialmente nel nord Italia, della lista 5 Stelle di Grillo. Anche se poi, questa è una mia considerazione, bisogna vedere quanto poi questo voto di protesta possa essere poi utilizzato in maniera proficua, in quanto un partito che è vero protesta ma non ha poi un programma politico o un programma economico da attuare, diventa qualcosa di molto fine a se stesso, che quindi poi è evidenza di un malcontento, ma non ha poi qualcosa che impegni veramente a migliorare una situazione, non avendo proprio programmi, non avendo proprio iniziative da poter essere alternativi a un governo attuale che anche noi contestiamo, ma anche proprio un'idea di politica in generale ed economica a livello europeo e mondiale. Ecco, ci potrebbe essere un incontro tra Italia dei Valori e il Movimento 5 Stelle, dal momento che grosso modo rastrellano nello stesso campo, campo di cittadini elettori. Allora, sicuramente è una realtà in questo momento, realtà che penso che se c'è effettivamente un'unione da parte di tutto il centro-sinistra a voler andare incontro a questo governo, cioè nel senso di voler soppiantarsi a questo governo, ben venga, anche se in questo momento sembra che la lista 5 Stelle non abbia questa intenzione, e d'altronde noi come partito proprio Italia dei Valori abbiamo formulato in questo periodo, oltre alla fotografia di Vasso che per noi rimane in qualche maniera un modello a cui potersi rifare, ma noi stessi come partito abbiamo già formulato un programma, cioè di come noi pensiamo l'Italia, di come vogliamo che l'economia vada, di come va, come le nostre attività produttive possano andare avanti, ed è un modello che chiaramente portiamo sia all'evidenza dei cittadini che all'evidenza delle altre forze politiche con cui poi si può discutere come poterlo modificare, ma proprio nell'ambito di andare di dare un governo, di dare una possibilità di cambiamento seria e che giudicabile fin dall'inizio. Intanto nei rapporti tra Italia dei Valori e PD restano le ruvidezze. Sicuramente il rapporto è spesso conflittuale. Se noi veniamo in queste ultime amministrative in regione, ci ritroviamo per esempio, faccio un esempio, in provincia di Caserta, dove praticamente in alcune amministrazioni si è arrivato alla soluzione di un candidato sindaco alla fine, proprio perché, cioè all'ultimo giorno, proprio perché vi sono numerosi contrasti all'interno dello stesso partito, ancora in molti casi noi siamo andati da solo proprio perché non vi era poi una confluenza di idee con il PD. Invece in altre realtà, siamo in Napoletano, questo è avvenuto. Quindi io penso che anche da parte del Partito Democratico ci sia bisogno di una visione unitaria, e anche loro ci rendano conto di che cosa vogliono fare. Noi siamo disponibilissimi e ripeto, il modello di Vasso rimane quello che per noi è un modello da poter proporre. Ci vuole chiaramente una unità di intenzioni e un'armonia di proposte da fare. E su questo noi ci vogliamo confrontare e vogliamo andare avanti. Ecco, secondo molti osservatori il dissolvimento del PDL, se sarà confermato anche in occasione dei ballottaggi, significherà anche il dissolvimento del bipolarismo. Sicuramente
In alcune realtà la PDL ha avuto diciamo dei risultati molto negativi, in altre realtà come in provincia di Caserta invece i risultati sono stati maggiormente positivi o hanno mantenuto il consenso. Io penso che in questo momento la dissolvimento no della PDL, ma sicuramente un ridimensionamento, e anche quando Casini ultimamente ci viene a dire che il fallimento del terzo polo, questo chiaramente più che un fallimento del bipolarismo ci porta a, è un'idea che lanciamo ai cittadini, domani di estrema confusione, di una situazione talmente fluida che può cambiare da momento a momento, che peggiora quello che è già l'interesse delle persone nei confronti dei partiti, che già in questo momento, in presenza di un governo Monti di tecnici, cioè, e quindi non ci considera meno di quello che eravamo prima. Per cui questa fluidità e questa voler cambiare, cioè non sapere che cosa fare, chiaramente allontana ancora di più la gente, che ci vede sempre meno in grado di poter risolvere i loro problemi. Estrema confusione, hai detto, quindi a questo punto è impossibile immaginare anche scenari futuri. In questo momento è impossibile, ritengo che è molto molto fluido, scenari possibili, per il momento io penso che non cambi niente, perché anche se si dovesse andare alle elezioni, quindi quelle nazionali, in un prossimo futuro, ritengo che già arrivati in questi, in questi periodi non ci sia più il tempo di poter fare una legge elettorale. È una legge elettorale che deve essere utile soprattutto a che cosa? Soprattutto a poter far esprimere la preferenza del proprio candidato alla persona, e che in qualche modo determini già dall'inizio una volontà chiara di coalizione. Allora, già questo potrebbe essere qualcosa che potrebbe incominciare nuovamente a riavvicinare le persone alla politica. Stando così le cose la vedo difficile, e stando ancora così le cose vedo ancora più difficile un rinnovamento di interesse da parte delle persone alla politica stessa. Ecco, Mario Monti, secondo alcuni più ragioniere che professore. Giudizio personale. La politica come la fa Mario Monti, non ci vuole un politico, c'è bisogno proprio di una persona che sappia fare tagli trasversali e fare scelte impopolari, poteva andarci chiunque. E quello che protegge da una politica, con una politica poi a livello comunitario, a livello mondiale, sulla produttività. Adesso incomincia a dire vogliamo pensare all'attività produttiva, a dare una mano agli imprenditori, però io so che in questo momento siamo arrivati alla massima pressione fiscale possibile, alle maggiori accise possibili sulla benzina, sui carburanti. Le persone che prima non riuscivano a iniziare il mese adesso non hanno proprio come andare avanti, il lavoro che li si riduce, persone che si suicidano perché tartassati dalle tasse o per le commesse. Io penso che in questo momento siamo proprio in un stato di estrema tensione, e quindi penso che in questo momento la politica dovrebbe riprendere la situazione in mano, onde evitare che queste tensioni effettivamente possano diventare irreversibili. Ci potrebbe essere una ricaduta del voto amministrativo locale sul Consiglio regionale? Prego. No. Allora, sicuramente questa penso che sul Consiglio regionale penso che le ricadute siano molto ridotte, nel senso che i risultati della PDL, del gruppo Caldoro, non so se avete notato, per esempio, non ci sono grosse proclamazioni dell'uno rispetto all'altro, i sogni sono molto sommessi, e quindi questo tono sommesso fa pensare appunto a una voglia di volersi ricompattare, di non voler rompere con gli alleati, cioè tipo l'UDC, l'Udeuro, e quindi in questo momento non penso che grosse ricadute ci siano, almeno su quella che è la composizione della regione Campania. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.